Allora, devo dire che è stata molto stimolante l'introduzione sull'Europa. In effetti, proprio l'altro giorno, è uscita una comunicazione della Commissione Europea che ha un po' detto i dati che sono stati ripetuti, cioè noi come Unione Europea dipendiamo per il 90% del petrolio dall'importazione, importiamo il 90% di petrolio, il 66% di gas, il 42% di carbone, e per cui abbiamo una enorme dipendenza. 6 paesi europei dipendono dalla Russia come unico fornitore di tutto il gas che consuma, per cui un problema, diciamo, strategico rilevante. Questo anche per dire e inquadrare che quando si parla di energia, in effetti non si parla di una cosa settoriale, di un settore staccato dal resto dell'economia, ma è un settore che fa da base allo sviluppo economico ed è strettamente legato perciò allo sviluppo industriale, è strettamente legato anche alla politica estera. Allora, nell'introduzione, come è stato detto, parleremo in sostanza di un progetto della vicina Svizzera, racconterò brevemente come è nato, in sostanza che obiettivi si pone, e poi cercheremo, perché di solito insomma, ci si guarda fuori per migliorare casa propria, il senso del copiare tra virgolette è prendere spunto da chi ha già fatto qualcosa, perché è stupido inventare la tua carta, e poi sempre portare il proprio contributo, migliorarlo, soprattutto adattarlo alla realtà. Per cui io, dopo il bellissimo filmato iniziale, i grandi progetti che ti fanno sempre sognare un po', poi abbiamo un po' la realtà, il nostro paese con che energia va e come funziona. Per finire con uno scenario al 2050, su come potrebbe essere. Allora, la Svizzera ha adottato nel 2002 questo è il testo, questa strategia per uno sviluppo sostenibile, delineando uno scenario che ha chiamato, insomma eravamo nel 2002, per cui il 2000 watt suonava anche bene, eravamo negli anni 2000, insomma poteva essere chiamato anche 1,5 tepa, ma non aveva lo stesso effetto. 2000 watt suona anche bene, perché era uno scenario di transizione in cui portare in sostanza questo paese a due obiettivi che sono già qua. Un obiettivo relativo alle emissioni di CO2, cioè una tonnellata pro capite di CO2 e una tonnellata e mezzo di consumo di energia primaria in un anno, cioè 2000 watt di flusso. L'obiettivo era dettagliato anche nel senso di questa energia, tre quarti la prendiamo dalle rinnovabili e un quarto rimane a fonti fossili. Questo è l'obiettivo che si è dato, tenendo conto che la Svizzera è un paese che ha un consumo di energia pro capita abbastanza elevato. Cioè, se lo poniamo rispetto agli effetti anche alla media europea, la Svizzera, anche per motivi climatici, ha un consumo sicuramente superiore al nostro. Per cui la Svizzera, cosa progetto? Nasce, allora, bisogna anche un attimo focalizzarci, viene adottato nel 2002, il che vuol dire che ha una genesi alla fine degli anni 90. Da cosa nasce? Fondamentalmente nasce dagli studi di ricerca di un istituto tedesco, il Wuppertal Institute, che magari voi siete molto esperti, magari conoscerete. È un istituto tedesco che negli anni 90 lancia un po' l'allarme su una situazione che a quei tempi la coscienza collettiva era molto inferiore a quella di oggi. Il Wuppertal Institute dice in sostanza, a inizi anni 90 possiamo dire, che le risorse del pianeta sono finite, prima cosa. Due, se guardiamo come sono i consumi planetari, abbiamo delle grosse diseguaglianze. Allora, se vogliamo rendere più giusto questo pianeta e permettere a tutti un certo livello di consumo, abbiamo due strade, diceva l'Ubranesi. O portiamo tutti alla media di noi paesi occidentali, però abbiamo bisogno di 3-4 pianeti.
o lasciamo come adesso, facciamo un apartheid mondiale, cioè una parte del pianeta deliberatamente la lasciamo ai margini, siamo coscienti, cioè decidiamo, alcune società avanzate rimangono avanzate, gli altri alla fine dovranno continuare a rimanere lì. Oppure se ci teniamo alla giustizia, dobbiamo inesorabilmente ridurre i nostri consumi. Non possiamo portarli ai nostri, perché il pianeta non basta, dobbiamo ovviamente ridurre i nostri. Questo è un po' il messaggio del Giulio Carnese, che è fatto in Italia, viene lanciato da una campagna che si chiama Bilancio di Giustizia, che nasce nel 1993. Cioè nel 93 da un'associazione, un movimento che si chiamava, che si chiama, c'è ancora Beati Costruttori di Pace, nasce in un'arena a Verona questa campagna che adotta la stessa mappa del Giulio Carnese Institute e tenta in Italia un cammino dal basso, mentre la Svizzera in effetti riesce ad adottare una strategia dall'alto a livello di governativo. In Italia nel 93 non ci siamo proprio, il 94 sarà l'anno in cui viene eletto Berlusconi, per cui la politica, l'economia non ha questi in testa questi obiettivi. Nasce un momento dal basso, che cioè di famiglie che decidono in sostanza singolarmente sui loro bilanci di adottare un criterio di spostamento dei loro consumi, riduzione e spostamento dei consumi. Per cui sono, ripeto, anni in cui queste cose nella società non sono molto diffuse. Oggi voglio dire, è tutto un altro discorso, la coscienza che il pianeta, che le risorse finite è abbastanza diffusa, concetti anche come la sobrietà cominciano a farsi strada, però a questo livello in questi anni ancora no. Ed è in questi anni appunto che la Svizzera tenta questa strada. È una strada che in 10 anni, saltiamo al 2012, fa un po' di strada, perché il governo continua a rilanciarla, ci sono città che la adottano, la inseriscono nel loro statuto, e a livello di istituzioni, sia di scientifiche, sia di associazioni di categoria nell'ambito delle costruzioni, lavorano su questo tema. Sempre a quello, nel 2008, l'unico con un referendum decide di scrivere questo obiettivo nella costruzione comunale. Qui diciamo, la Svizzera ha un livello di coscientizzazione abbastanza rilevante. Per noi in Italia non è facile, non sarebbe facile fare un referendum con un obiettivo di questo genere in una città in una certa dimensione. Anche culturalmente comunque noi siamo ancora piuttosto indietro rispetto a questo. Allora, l'obiettivo svizzero non è un obiettivo semplice, come vedete da un loro slide, vuol dire per la Svizzera nel 2050, l'obiettivo è il 2050, tornare a consumare quanto nel 1960 come consumo di energia primaria. Allora, i consumi di energia primaria, per intenderci, ogni paese, voglio sapere, ha un proprio bilancio energetico in cui contabilizza tutti gli input di energia che servono a far funzionare l'intero paese. Cioè sono gli input primari, che sono in sostanza le materie prime, per cui parliamo delle fossili, petrolio, carbone e gas, cioè delle rinnovabili, sole, vento, acqua. Cioè le materie prime da cui viene poi prodotto tutto. Elettricità o i carburanti. Più questo è il grado dell'energia primaria svizzera, vuol dire tornare al livello degli anni 60, in sostanza ridurre i consumi di 2/3. Questi sono i tre pilastri della transizione scritta in questo progetto. Da un lato, a partire dal basso, rinnovabili. Cioè energia ne avremo bisogno ancora, per cui la prima cosa che il piano 2020 dice, l'energia ne abbiamo bisogno ancora, dobbiamo cercare di sviluppare al massimo le fonti rinnovabili, perché sono fonti che in linea teorica non si deteriorano, sono fonti che hanno effetti collaterali molto più bassi,
ci tengo a dire, nel senso che non è che le energie rinnovabili sono in realtà energie pulite al 100%. L'impatto zero è utopistico, cioè bisogna essere molto realistici, nel senso che anche con il pannello fotovoltaico richiede del lavoro e dell'energia. Fare un invaso o fare anche un'imbrigliatura idroelettrica ha un impatto, però sicuramente ha un impatto non paragonabile a quello delle fonti fossili. Il secondo concetto con cui non sta in piedi il progetto è la riduzione, e la riduzione che va bene a livello planetario vuol dire da 15 terawatt del 2010 arrivare a 30, arrivare a 15 rispetto ai 30 stimati. E il terzo concetto è ovviamente la redistribuzione, è un concetto importante che inquadra l'energia nel settore dell'economia e nel settore della società. Cioè rende in effetti l'energia uno strumento di democrazia, lo adotta in senso democratico, cioè in sostanza nel progetto 2020 l'energia non è vista perciò come uno strumento alla Putin, uno strumento di ricatto, no, è vista come uno strumento per dare le risorse necessarie a ogni essere umano per giocare la propria vita, in sostanza. E, l'utopia di questo progetto è solo i 2000 watt a testa, che è un ragionamento in sostanza, vabbè, questo è un po' il concetto di riduzione, oggi partiamo da 15 terawatt di cui un quarto è in paesi di sviluppo, gli altri tre quarti sono in paesi industrializzati, se guardiamo la popolazione sarebbe per dire, ha uno scenario utopistico in cui la torta è divisa in fette equilibrate e il consumo è stato limitato a 2000 watt a testa e dovrebbero perciò bastare 18 terawatt. Per cui questo riassume un po' le cose che abbiamo detto, con un'aggiunta, nel senso che gli obiettivi li abbiamo visti, abbiamo detto 2000 watt, abbiamo detto una tonnellata di CO2, i due cose in più che mette a menù questo progetto sono che una società di risparmio non è una società che va indietro, cioè tante volte, specie 20 anni fa, insomma, l'idea di risparmiare era un'idea di fatica, di sofferenza, tutti vogliamo star bene, spendere tutto quello che possiamo, consumare è in sostanza stato, perlomeno per molto tempo, un sinonimo di benessere, cioè uno che sta bene, uno che può consumare e sprecare. Il concetto che viene, si tenta di ora di portare invece all'interno, insomma, le nostre coscienze è che il risparmio, nel senso l'uso efficiente, è intelligente, cioè l'intelligenza non è espressa nello spreco, è espressa nell'uso corretto delle risorse. È un ragionamento che, se ti intende, un concetto più vasto di rispetto delle risorse degli esseri umani. Tu usi bene una cosa quando tu la rispetti e ne sei cosciente. Quindi c'è dietro anche un approccio diverso al pianeta, non un approccio da calpestare, da schiacciare, ma un pianeta da accudire. È un ragionamento che parte dalla coscienza che senza questo pianeta noi non ci siamo. Senza le risorse naturali noi non abbiamo neanche l'economia industriale, perché tutti gli input delle nostre economie derivano dalle risorse naturali di questo pianeta. E che infine legato a questo ovviamente è un ragionamento su mettere al primo posto la qualità rispetto alla quantità. 2000 watt significa, questa è una buonissima equazione, significa consumare una tonnellata e mezzo di petrolio, spesso le varie conversioni, insomma, si scende 2000 watt, ma equivale a 1, 2,5 TEF, che per fare un ragionamento da Venovia è un flusso che significa come se noi avessimo un rubinettino e esce una goccia di petrolio al secondo. Ecco, noi dobbiamo riuscire a vivere con una goccia di petrolio al secondo. Farcela bastare in un anno, ed è possibile, noi arriviamo a centrare in sostanza questo obiettivo. Questi sono i ragionamenti di base,
ho un po' anticipato sulle ragioni che faceva il gruppo dell'Istituto, cioè ci sono due discorsi, un discorso di limiti coniugato a un discorso di equità. Cioè, siccome noi sappiamo che abbiamo dei limiti in questo pianeta, noi possiamo scegliere di mantenerli lo status quo, ma vuol dire mantenere la diseguaglianza, oppure adottiamo un criterio di eguaglianza e automaticamente dobbiamo ridurre i nostri costi. Il terzo step, il terzo obiettivo, di cui devo dire 20 anni fa si parlava meno di adesso, in effetti c'era meno coscienza, è quello climatico. Questo è un po' forse la, diciamo, frutto dell'evoluzione di questi anni. In effetti nel 93 ad esempio il clima non c'era ancora questa coscienza così forte dei rischi dei cambiamenti climatici, 20 anni dopo, 21 anni dopo, ne siamo in realtà molto coscienti e ne siamo forse più preoccupati addirittura del problema di equità. Cioè l'analisi delle temperature di questi ultimi anni, gli studi di 20 anni di climatologi oggi fanno percepire la priorità del clima come una priorità perché con il trend che abbiamo attualmente noi andiamo verso una società non 2000 watt ma 4 gradi di temperatura media in più. Questo è un rapporto della Banca Mondiale che è uscito 2 anni fa, per chi è un po' vecchio è curioso vedere un rapporto di un istituto come la Banca Mondiale, che è un istituto contestato per chi insomma, ambientale, insomma, per le sue politiche neoliberiste e assolutamente a favore insomma, dello sviluppo delle fossili, che è oggi una delle istituzioni in realtà che è più preoccupata di come stanno andando le cose, perché un mondo a 40 gradi, a 4 gradi in più, quando lo scrive, gli scenari a 4 gradi sono devastanti, inondazioni, aumento dei rischi, produzione alimentare, vuol dire un problema del sistema agroalimentare mondiale, meno cibo, le zone aride diventano più aride, le zone piovose diventano più piovose, insomma, perché non è che tutti staremo più al caldo, in realtà è uno sconvolgimento del clima, non è esattamente da prendere la lettera sul riscaldamento. Però questo è oggi una delle preoccupazioni più grandi che dovremmo avere, anche se è vero che voi direte, in effetti non è che nella campagna elettorale europea non si sente tanto parlare, o nelle campagne elettorali italiane se ne parla tanto. Infatti tornare alla concretezza dei problemi è probabilmente una delle chiavi uniche che noi abbiamo, insomma, per mettere anche chi ci governa la loro responsabilità. Questo l'abbiamo un po' già detto, l'assunto di quello che la società 2000 watt si pone come obiettivi, è un obiettivo perciò che va declinato per tutti, nel senso che da un livello governativo centrale scende e diventa vero in effetti solamente se viene adottato poi da ogni cittadino. L'aspetto fondamentale di tutte, ed è la difficoltà di questi grandi piani di transizione che vengono ogni tanto delineati, nel piccolo sono come i piani che fanno anche i comuni, sapete che sono più comuni, come finanziamenti dell'Unione Europea, possono fare un loro piano di riduzione delle emissioni e dell'energia, però tutti i comuni l'hanno fatto, tra l'altro in Italia è uno dei paesi che, in cui i comuni hanno più partecipato a questa iniziativa, ma molti rischiano di avvenire sulla carta, sono dei begli studi, perché l'aspetto fondamentale è che arrivino al cittadino finale. O il cittadino, noi ci facciamo carico, noi modifichiamo, ci guardiamo allo specchio, come dicono, dice una nota canzone, e la prima persona che cerco di cambiare è quella che vedo davanti allo specchio, altrimenti non rimangono dei progetti sulla carta. Magari intanto si fa un palazzo straordinariamente con risparmio energetico, cioè si fanno delle opere, ma rimangono spesso singole e non incidono sulla realtà. Operativamente cosa vuol dire? Vuol dire in sostanza investire enormemente in efficienza, che era un po' quello che si diceva nel filmato di precedenza. Il filmato che avete visto all'inizio calcava molto la mano sul concetto di efficienza, era ripetuto quasi in ogni singolo piccolo progetto che veniva presentato.
cioè il ragionamento, e quello che emergeva molto bene in quel filmato è che l'efficienza è proprio frutto dell'intelligenza. Voi vedevate delle persone al lavoro che mettevano ingegno per ricavare le stesse prestazioni, perché l'obiettivo dell'efficienza in sostanza è mantenere le stesse prestazioni consumando meno energia. E la seconda stampella rimane la sobrietà. Infatti spesso si parla efficienza e sufficienza, senza le quali l'architrave non sta in piedi, perché comunque possiamo raccontarci, guardate, l'efficienza sarà sposata anche dall'apparato industriale economico, perché è comunque qualcosa che si vende. Quello che non sposerà è in realtà la sufficienza, senza la quale però il progetto non sta in piedi, e ne vedremo poi. Per cui in sostanza, qui ricatto un po' quello di prima, il progetto 2020 agli sinistri dice: la qualità della vostra vita peggiorerà? No. I consumi, e consumi sì, qualche cosina forse dovrete fare. Per cui è un progetto che sta in piedi con la stessa qualità, ma non senza una limitazione dei consumi. Questo è un aspetto un po' più difficile. Adesso chiuderei un po' il discorso sulla società 2020, nel senso che questo progetto, che ha già 10 anni di vita, ha già fatto un po' di strada, e anche in Svizzera c'è stato un certo dibattito. Non è che gli svizzeri sono tutti perfetti e tutti alternativi ecologisti, ma anche loro sono un po' di... Per cui il dibattito c'è stato, e da un lato la prima provocazione è che ma non è che è importante, in che senso ha, avere un limite, porsi un limite sui consumi. Se riusciamo a trovare dell'energia che non emette CO2, in realtà possiamo usarla quante ne vogliamo. Per cui, va bene limitare i danni, però inutile porci un obiettivo di limite a sé. La seconda obiezione è ovviamente sui tempi, nel senso che magari sì, siamo tutti d'accordo, perfetto, se vogliamo tutti un mondo migliore, però insomma adesso il 2050 impone delle modifiche un po' troppo radicali, anche sul sistema energetico, insomma le centrali hanno una vita lunga, insomma gli investimenti sono lunghi, per cui cioè, facciamo i passi, ma magari un po' più lenti, insomma, magari andiamo al 2100. La terza obiettivo riguardo al fatto sempre un po' a discorso dell'energia, non poniamoci limiti di energia, ma passiamo a energie migliori, per cui ad esempio convertiamo i consumi di fossili in consumi elettrici e magari aumentiamo la produzione rinnovabile, per cui elettrifichiamo. Va detto che l'elettrificazione dei consumi è in effetti una strategia ambientalmente corretta, avendo a disposizione molta energia, elettricità fatta con fonti rinnovabili. E l'ultima è un po' la frase, insomma, riporta la frase di Bush, la frase di Bush, cioè stile di vita, lui si riferiva agli statunitensi, non sono negoziabili, però in realtà è una, al di là della battuta, è uno scoglio pesante, perché modificare stile di vita è la vera difficoltà di questo piano energetico. Se ciascuno di noi pensa in casa propria senza guardare gli altri, modificare il proprio stile di vita cioè è difficile, richiede in effetti una coscientizzazione, richiede che sia qualcosa che noi abbiamo messo dentro qui e abbiamo fatto passare anche qui, che siamo riusciti a mettere dentro di noi, allora riusciamo a praticarla. Ed è molto complicata, perché vuol dire che non solo noi dobbiamo aver capito, ma oltre ad averlo capito dobbiamo essere contenti di farlo, nel senso dobbiamo essere arrivati a un livello in cui anche la nostra soddisfazione di vita, il nostro ritorno emotivo viene dal fare la cosa giusta, tra virgolette. Viene da un equilibrio interiore, da un equilibrio di senso, perché se non abbiamo un senso nella nostra vita non ce ne frega niente dell'ambiente e di tutto il resto. Lo dico un po' brutalmente, però questa è una difficoltà che abbiamo sperimentato con il bilancio di giustizia, però non facevo parte. Ancora, cioè tu alla fine ti rendi conto che non riesci a modificare la vita se davvero non hai una vita bella, vai di pari passo con la ricerca di una vita bella, di che senso, altrimenti non ci stai a cui farlo, ti metti in ballo, non ha durata.
l'ultima critica è quella di prima, è una critica derivata di efficienza, cioè molti dicono è vero fai più efficienza ma alla fine siccome hai più efficienza consumi di più, cioè hai messo una lampadina che consuma il 50%, però a questo punto siccome costa poco e consumi ne metti due perché vuoi più luce in casa, è un effetto reale, anche se secondo me spesso la critica viene fatta analizzando i dati di uno sviluppo, per cui secondo me l'efficienza deve valutata in uno stato di maturità. E com'è il nostro? Infatti noi adesso siamo una società matura, è una società secondo me infatti in cui l'efficienza possiamo misurarla e può cominciare ad avere degli effetti, ma è una società di sviluppo e l'effetto di efficienza, cioè, in sviluppo c'è comunque uno sviluppo, un flusso, un percorso per cui i consumi crescono. Però è sicuramente un effetto da tenere d'occhio, perché è un effetto reale che quando una cosa costa meno o comunque dà più prestazioni siamo portati comunque a esagerare. Ecco, questo è un po' un'analisi, molto ad alto livello, però secondo me il senso fondamentale secondo me di questa iniziativa è uno che viene adottato a livello governativo, questo è molto importante e noi dovremmo imparare molto a livello di amministrazioni. Cioè è comunque una presa di coscienza di un paese che fa un ragionamento lontano, a lunga gittata, e noi dobbiamo tornare politicamente a ragionare un po' a lunga gittata, perché se ragioniamo sull'immediato e sulla convenienza economica soprattutto, noi abbiamo questo problema di questa economia che ci costringe, questo problema di debito, che ci costringe a valutare ciò che facciamo solo in termini economici. Noi dobbiamo ragionare, se noi ragioniamo così, un progetto 2020-2020 lo possiamo mettere subito in cantina, non lo faremo mai, se poniamo la convenienza immediata, in termini economici e in termini temporali. Per cui lo scenario, l'atteggiamento per un progetto di questo tipo è vedere lontano, pensare insomma ai nostri figli e mettere l'economia un gradino più basso. C'è l'ecosistema dentro il pianeta, se si sviluppa l'economia che serve a migliorare tutti. Mentre in un orizzonte in cui l'economia ha inglobato tutto e ragioniamo anche sulle scelte ecologiche in termini economici, non va, il sistema non va mai, ci porta dove siamo adesso. Il percorso di 20 anni è quello che abbiamo fatto. Adesso io per cui, per cercare un attimino di ragionare a casa nostra, presenterei brevemente queste due cose. Mi sono fatto due domande. Uno ovviamente dove siamo, perché anche in casa propria quando uno progetta un cambiamento la prima cosa è dire dove sono, cioè, oppure lo dico più banalmente, se devo fare una gita in montagna la prima cosa che guarda la cartina è cercare dove si parte, dove siamo, quant'è il dislivello, 1000 metri, no? 3 ore a piedi ce le metto perché 100 metri di dislivello non ce le faccio, comincio a ragionare dove sono, altrimenti non sto partendo veramente per niente, sto facendo un bla bla. Se non parto, se il primo step non è conoscere, ascoltare, conoscere, guardare, è difficile, posso fare grandi progetti, sono grandi evoluzioni del pensiero e ne facciamo tante, faccio tante. Per cui guardiamo un attimo per fare un paragone con la Svizzera, il clima, quanto cosa emettiamo e energia, cosa importiamo, cosa consumiamo. E poi mi sono fatto la domanda, noi in Italia abbiamo un piano 2020? Perché uno dice, ma in Italia abbiamo qualche progetto. In realtà, sotto certi aspetti, anzi, non direttamente, vedrete che in realtà abbiamo anche noi un piano, non è un piano 2020, ma non so se lo seguiremo, abbiamo in realtà degli impegni e dei vincoli. Allora, la prima cosa, noi siamo in Italia, allora, il clima, in Italia il clima sta cambiando addirittura, con una media superiore a quella planetaria, le anomalie della temperatura italiana sono superiori alle variazioni globali, per cui la striscia azzurra sono le variazioni rispetto alle anomalie italiane, come vedete, come il mazzo del cuore, è più schizofrenico, siamo più malati del pianeta, nel senso che in Italia stiamo sperimentando aumenti, variazioni di temperatura superiori, per cui non è un problema che abbiamo da vicino. Fra l'altro, questo è l'aumento della temperatura media nel 2012 rispetto al periodo 61-90 e è soprattutto il nord Italia che sta, se guardate, la Sicilia particolarmente sta sperimentando, prima sta cambiando meno,
il nord Italia è la zona in cui la temperatura media sta colpendo di più, soprattutto in inverno, nel senso che la temperatura invernale in realtà è stanzando. Vabbè, questo è per dire, tanto per fare un po' di curiosità, l'anomalia della temperatura negli ultimi anni, vedete che dall'80 in sostanza, a parte due anni, tutti gli anni sono stati più caldi, tutti più caldi, per cui comincia a diventare un dato costante e arriviamo a quasi un grado e mezzo di media, per cui siamo molto più che la media mondiale di variazione. La responsabilità, questa è rimasta dentro, scusate, la responsabilità più grande sulle variazioni della temperatura ormai universalmente riconosciute sono sulle nostre emissioni, che sono spaventose negli ultimi anni. La quantità di CO2 nell'aria dall'alluvione industriale oggi è variata in maniera esponenziale. C'è da dire che negli ultimi anni, rispetto a quando è stato firmato Kyoto, è enormemente cambiato il livello infatti degli emettitori. Nel senso che quando è stato firmato il protocollo di Kyoto noi eravamo fra i maggiori emettitori in Occidente. Va detto che da allora sono un po' cambiate le cose, nel senso che se guardate questo grafico che è del 2010-11, il Nord America e l'Europa sono gli unici due paesi che riducono le emissioni, il resto del mondo no. Ma è dovuto al fatto a due motivi importanti: noi siamo, il Nord America e l'Europa sono siamo in realtà sazie, ormai mature, mentre siamo già arrivati al traguardo dell'obesità, invece di altri paesi, tutto lo c'è un altro componente che mi piace sempre dire, quando guardiamo queste statistiche sulle emissioni, noi però dovremmo ricordarci le cose che compriamo dove sono fatte, perché se sono fatte fuori dal nostro paese, le emissioni sono nel paese dove sono fatte, e però le emissioni è come se le mettessimo noi, per cui andiamo anche un attimo, cioè quando vediamo le enormi emissioni cinesi, considerando che la Cina è la manifattura mondiale, dobbiamo anche dirci, non è che dobbiamo arrabbiarci con i cinesi che emettono, dovremmo dire quanta quota ho io, quanta quota la Germania, cioè quanta quota l'Occidente. Comunque in Italia le emissioni calano paurosamente, anche perché la crisi ha colpito il nostro sistema in maniera drammatica, per cui nel 2013 noi siamo a 435 milioni di tonnellate di CO2, che sono 30 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2012, che equivalgono, sono direttamente proporzionali alla riduzione dei consumi di fossili, perché nel 2013 noi abbiamo consumato 3,4 milioni di tonnellate di petrolio in meno rispetto all'anno precedente, quasi 5 miliardi di metri cubi di gas e 3,7 tonnellate di carbone in meno, che sono quasi tutte della siderurgia. Queste 3,7 tonnellate di carbone, la siderurgia va a carbone, gli altri forme, la chiusura dell'Ilva, la Coa se n'è andata dalla Sardegna, gli effetti sono soprattutto in questo consumo in meno, perché la componente elettrica è rimasta abbastanza costante. È un trend che in realtà sta avvenendo più o meno dal 2005. Questo è una missione italiana, noi abbiamo toccato il tetto nel 2004, vale a dire nel 2004 noi stiamo scendendo abbastanza costantemente, il 2009 è un po' più giù perché è stato lo shock della crisi, però la discesa è per ora costante, quindi il nostro paese comunque, volente o nolente, ha intrapreso già una strada, diciamo, di carbonizzazione che poi potremmo discutere quanto è crisi, quanto è efficienza e magari poi c'è tempo. Sui consumi dove siamo? Ecco, i famosi TEP, la classifica del target, del progetto di prima era 1,5. Vedete, noi siamo a 2,76. Non siamo male, questi sono poi gli altri paesi, siamo certamente sopra la Svizzera, sono in Germania, questo è un po' il confronto. L'Africa ha 1,67, la media mondiale è 1,9 se vogliamo rotondare. Oggi i consumi sono saliti a questo livello, per cui siamo a questo livello.
Europa, e questa è l'evoluzione recente dei paesi. Noi in Europa siamo uno dei paesi in effetti comunque più risparmiosi. Questo grafico sono proprio il consumo per abitanti e noi diciamo se lo giochiamo con la Spagna, ma siamo nettamente sotto la Gran Bretagna, la Germania e la Francia, che la Francia è uno dei paesi europei più sviluppati, è quello che ha il maggior consumo pro capite di energia, di petrolio. Questo è il nostro bilancio, guardate questo qua in basso in realtà, questo è il bilancio, come dicevo prima, di fonti primarie del 2012. Tutto ciò che entra nel nostro paese fa funzionare tutto, dall'elettricità, i carburanti, il gas, il riscaldamento, tutto è dentro qui. Vedete che la fonte principale è ancora il petrolio, noi dipendiamo per il 36% dal petrolio, che è tallonato, è una lotta ormai sulla foto finish col gas metano, di cui noi siamo uno dei paesi mondiali che abbiamo la più grossa componente del nostro mix. Un 9% di carbone e abbiamo un 15% di rinnovabili, per cui a livello di fonti primarie noi siamo a 15%, 15% è la nostra quota di tutta l'energia che consumiamo, 15% rinnovabili, il resto è fossile. Vedete per l'Italia un'anomalia che è l'elettricità. L'elettricità è una fonte secondaria, però viene considerata nel nostro bilancio nazionale perché noi importiamo energia elettrica. Allora la contabilizziamo e la prendiamo così com'è, poi perché discusso su come è fatta questo 5% di primaria contabilizzare per le due città, però adesso c'è una parte rinnovabile, però sono tutte una sezione. Noi siamo a questo range. Va detto, rispetto al 2007, notate, abbiamo fatto una grossa strada. Cioè, dal 2007 in avanti, l'Italia ha fatto un grande investimento in rinnovabili e lo vediamo qua, perché è passata, le ha raddoppiate, è passata dal 7,4% al 15%, a scapito soprattutto del petrolio, mentre le altre come quote siamo rimasti lì, 8 e 9 e 9, i solidi è la stessa cosa, il gas naturale un punto in più, la corrente portata è uguale. Le due cose che avete precedentemente sono queste. Questo invece è l'andamento del consumo di energia primaria svizzero, per fare un confronto. Come vedete anche la Svizzera ha una fetta preponderante, anche in Svizzera la prima fonte è il petrolio, quello rosso in basso, ha molto meno gas naturale di noi, però ha una rilevante quota di nucleare, che è l'azzurrino. Per cui rispetto al nostro bilancio, vedete che la Svizzera non produce, non consuma carbone, consuma molto meno gas, ha però un'integrazione nucleare rilevante. Il rinnovabile svizzero è soprattutto idroelettrico e ha comunque una buona percentuale. Va detto che la Svizzera ovviamente, quando si fanno i confronti fra paesi, è sempre, secondo me, da prendere con le pinze i confronti. Perché i paesi sono diversi per dimensioni e per consumi, per cominciare. Se voi guardate la scaletta, la gradazione sulla sinistra, le milioni di tonnellate di petrolio equivalente, arriviamo a 25, 26, vuol dire che siamo a 26 megatetto. L'Italia, l'ha visto, eravamo 170 qualcosa, per cui c'è una diversità di scala notevole, per cui insomma, secondo me va tenuto conto quando parliamo di paesi. Questo ripetitore è il nostro, quindi questo è l'equivalente, tanto per avere lo stesso grafico dell'Italia, vedete che anche noi andiamo in discesa, anche noi più o meno dal 2005 andiamo in discesa, a parte il basso 2009, siamo in riduzione di domanda di energia primaria. E qui è quello che ho detto prima, petrolio e gas che fanno da padrone, le rinnovabili che si fanno sempre più spazio, la nicchia del carbone, e c'è la nicchia costante di questo 5% di elettricità che noi continuiamo a importare, ma poi ne ragioniamo. Allora, dicevamo, l'attacco agli obiettivi li abbiamo, perché ricordiamoci, noi siamo all'interno dell'Unione Europea,
Per cui, anche se noi non abbiamo fatto un piano 2000 watt, l'Unione Europea per noi ha fatto un piano che potremmo intitolare meno 20%, le famose 3-20%, cioè l'Unione Europea, un po' più prudente sicuramente della Svizzera, però ha detto per il 2020 cominciamo a ridurre il 20%, riduciamo per cui i consumi del 20%, aumentiamo del 20% le fonti rinnovabili, riduciamo le emissioni. Il target complessivo è del 20, poi sapete che ogni paese è scalato, noi abbiamo il 17%, come non se ne parla mai, però noi abbiamo il 17%. Oggi l'Unione Europea è al 14% nel 2012, rispetto al 20% su questa strada è al 20%. L'Italia è al 13,5% se non sbaglio. Sì, l'Italia noi siamo arrivati nel 2012 al 13,5%. So, voi direte, ma prima mi hai detto che eravamo al 15%, perché adesso il 15,5? Perché il mondo dell'energia è complicato, non si mettono mai d'accordo su cosa fare le statistiche, l'Unione Europea li fa sui consumi finali, mentre quello che vi ho detto prima è sull'input energetico. Voi direte, che differenza c'è fra il consumo finale e energetico? Di mezzo ci sono tutta l'energia che in realtà, fra virgolette, noi perdiamo. Nel senso che quando voi accendete una centrale a carbone, diciamo più semplice, voi mettete una tonnellata di carbone, non è che tirate fuori una tonnellata di elettricità. In realtà una centrale a carbone ha un rendimento, se è le migliori, arrivano al 40-45%, ma quelle proprio che fate tiene, le ultime, altrimenti anche al 38%. Il resto è il calore che si perde nella generazione. Per cui ecco, quelle tonnellate lì nei consumi finali non le avete. Questo era solo per dirvi la differenza, grosso modo. Noi, anzi, guarda, è qua, guarda, qui non mi ricordavo. Questo è il nostro bilancio di prima, ragionato un po' prima, sono i dati del GSE questo. Il consumo interno lordo è quello che abbiamo visto prima. Se togliete gli usi non energetici, che in sostanza sono l'industria chimica che si mangia, avete il consumo interno, il consumo finale lordo è quello da cui detraete le perdite di trasformazione. E su questo calcoliamo il 35%. Questa è un po' la nostra situazione di bilancio italiano. Facciamo il confronto con gli obiettivi che abbiamo. Prima vi ho detto, noi abbiamo un obiettivo europeo. Su questo obiettivo europeo ovviamente è stato declinato in Italia attraverso un piano, il PAN 2020, un piano di azione nazionale con l'obiettivo 2020, in cui in sostanza noi abbiamo applicato il meno 20%, ci siamo detti noi dobbiamo arrivare nel 2020 a consumare, consumo finale, 133 megawatt. Oltre al PAN, il governo Monti ha inventato una strategia energetica nazionale, che è quel titolo in mezzo, si chiama SEN, semplificato, che è, devo dire, ha tentato di abbassare ancora un po' più il target, per cui ha detto no, noi facciamo, siamo più bravi, anziché 133 vogliamo arrivare a 126 di consumo finale. Va detto che parte purtroppo grazie alla crisi economica, nel 2012 noi abbiamo già superato il target 2020, siamo già a 124 megawatt di consumo finale. Il problema ovviamente, o non il problema, l'obiettivo è che ovviamente va avanti e tutto, nel senso che auspicata rispetto alla crisi economica non faccia tornare su in realtà i consumi. Però noi in effetti volenti o nolenti, abbiamo negli ultimi 5 anni, 6-7 anni, fatto una piccola rivoluzione energetica senza che ce ne rendessimo conto, a livello di rinnovabili e a livello di consumo. Questo salto un po' perché qua è inutile. Sull'elettricità, se no non porto troppo tempo, solo per fare un confronto, questa è la situazione della Svizzera. La Svizzera consuma 67 terawattora, per avere un'idea di cosa consuma, un terawattora a 1 miliardo di kilowattora, per fare il confronto con i nostri kilowattora di casa nostra. Queste sono un po' le percentuali, le ultime del 2012. Vi rendete conto,
un'elettricità molto green grazie all'idroelettrico, perché fa il 57,9% e ha un 36% nucleare, per cui i due pilastri dell'elettricità sono questi della Svizzera. Le altre fonti in effetti sono poco sviluppate, producono una quantità minima, il solare è allo 0,2%, però è un settore elettrico da un certo punto di vista molto pulito, perché il fossile è molto basso. È tutto da discutere ovviamente il supporto nucleare, sul quale anche sui discorsi che sono in CO2 potremmo aprire un lungo discorso. Questo ruolo. L'Italia è molto diversa, come vedete, perché ha una preponderanza fossile, 68% è fossile nella produzione, però un terzo oramai dell'energia è rinnovabile. In sostanza noi siamo oggi semplificatamente a un terzo rinnovabile e due terzi di fossile. E il rinnovabile, devo dire, si sta, anche noi siamo partiti da una situazione che eravamo solamente idroelettrico, adesso se guardate i colori cominciano a vedersi, per cui il solare si è guadagnato nel 2012 quasi 6,4% e anche l'eolico ha il suo invento del 4-5%, una sorta di biomassa, insomma c'è una certa sotto, il grafico sotto è solamente la parte rinnovabile, vedete che quasi metà è idroelettrico, ma ormai quasi più della metà è fatto dalle altre fonti, per cui c'è stato uno sviluppo negli ultimi anni molto, molto elevato. Vedete che fra le fonti rinnovabili sicuramente spicca il solare in Italia ha superato il 20% della produzione nell'ambito della rete del rinnovabile, per cui è un dato grosso. Questo è riassunto nel 2013, è il calo della corrente, fa 2013, abbiamo un calo della domanda del 3-4%, una riassume le fonti rinnovabili in elettricità sono aumentate del 18,5% l'anno scorso rispetto al convenzionale. Con questo risultato, che risulterà difficile da leggere, però in sostanza questa immagine vi dice che in Italia le centrali fossili stanno andando sempre meno ore. So, magari è un po' difficile da leggere, ma questo vuol dire, questo asse è come se fossero le ore teoriche di un anno. Una centrale convenzionale la posso far andare giorno e notte, in sostanza per più, per un anno ci sono 8600 ore adesso. Può andare in teoria sempre, basta che ci metto un combustibile. Mentre per capirci, quindi teoricamente, la teoria è questa, per capirci, l'eolico anche teoricamente va al massimo queste ore, 1500 ore l'anno, perché il vento non c'è tutte le ore. Idem il solare può andare al massimo ancora meno qua. Però il dato nel 2013, quanto è andato il termoelettrico? Non è andato così, è andato così per queste ore, perché se guardate sono meno di cosa sono andate le biomasse, sono praticamente forse addirittura meno di cosa di quanto è andato l'idroelettrico, per cui insomma, quasi ce la giochiamo con l'eolico. Cioè questo per dire che nella generazione in Italia il termoelettrico oggi è in crisi ed è l'ultimo questo, per cui se le imprese elettriche hanno grossi problemi per pagare i bilanci o comunque si lamentano, sono lamentati in questi anni contro le rinnovabili, è perché riescono a far funzionare le centrali ormai per un terzo, anche meno, delle ore a cui possono fare funzionare. Dopo una fabbrica che anziché andare per tutto il tempo va per meno di un terzo del tempo della propria giornata. Dicevamo, chiudiamo questa parte, noi al di là del 20-20-20 direttiva europea abbiamo uno scenario europeo più lungo anche noi al 2050,
Cioè l'Unione Europea ha una roadmap 2050 che potremmo per cui parafrasare un piano 2020 che ha degli obiettivi molto ambiziosi, ridurre l'80% delle emissioni totali, che vuol dire ridurre del 95% nel settore dell'elettrico, per capirsi. Ma 5% in meno vuol dire veramente arrivare ai fossili a una funzione residuale, molto meno del quarto che prevedeva l'opzione, ad esempio, Svizzera. Calo del 95% persino nel settore dei trasporti, che come si diceva nel filmato è uno dei settori più difficili, una sfida che ancora non sappiamo in realtà come farla, perché il settore dei trasporti va a fonti fossili, non abbiamo ancora, l'elettrico dei trasporti è residuale ancora, ne parliamo, ma per cui questi abbiamo degli obiettivi in realtà molto elevati da dosare. Ecco, vediamo, analizzando questi obiettivi, l'Italia come messa, noi saremmo messi come quella linea gialla, cioè stiamo calando in discesa, però senza nuove investimenti, senza nuove leggi, senza nuove iniziative, noi caliamo del 13% rispetto al 90%, ma poi andiamo in piano, mentre l'obiettivo roadmap 2050 è quella striscia in basso blu, per cui è una discesa radicale, vuol dire ridurre del 96% in Italia, ridurre del 97% le emissioni della generazione elettrica, del 26% nei trasporti e del 21% civile. A livello di energia vuol dire fare questa discesa di energia primaria, calare di un 1% annuo, per cui noi adesso siamo scesi a 176, che è un livello del 97%. La nostra economia, il nostro mondo, il nostro paese oggi consuma energia primaria come nel 1996, dati statistici. Questo per dirvi che comunque un investimento in efficienza lo abbiamo fatto anche noi, non è solo crisi, però dobbiamo scendere, l'obiettivo della roadmap è 120 megawatt. Saremo a quel punto a 1,9 tempo pro capite. Non è l'1,5 del progetto svizzero, ma è il consumo oggi media mondiale, per cui sotto un certo aspetto sarebbe un centrale obiettivo di equiparazione. Ultima cosa, penso, ci veniamo pure qua, a livello di energia noi dobbiamo arrivare a un target di 65% delle fonti rinnovabili, dal 15% al 65%, per cui dobbiamo arrivare a 85 megatep rispetto ai 26 attuali, triplicare. Questo per dire, se prendiamo sul serio questo progetto, lo dico concludendo, perché noi abbiamo fatto, vi avete resi conti, abbiamo fatto silenziosamente una bella fetta di strada. Abbiamo effettivamente, soprattutto nell'elettricità, rivoluzionato un mondo. Oggi però siamo un po' fermi. Siamo fermi perché si è esaurita la spinta iniziale, c'è stata una levata di scudi del mondo imprenditoriale, perché ragionando in termini economici conviene andare avanti come si va. Quindi insomma, siamo di fronte a un momento di stasi in cui classi in cui noi possiamo decidere, come dire, adesso di barcamenarci così come siamo, oppure possiamo decidere di andare avanti imboccando seriamente la strada che abbiamo fatto. Possiamo continuare la discesa oppure tentare di cambiare strada e ritornare sul piano. Questo è uno scenario che abbiamo davanti, è una scelta che dobbiamo fare, perché è in questo momento però fortemente messa in discussione, che a livello di leggi e di regolamenti l'ultimo anno, gli ultimi 2 anni sono stati 2 anni molto duri per le fonti rinnovabili, lo devo dire, in cui si è fatto quasi di tutto per renderle meno convenienti di quella convenienza a cui sono arrivate, perché è uno dei pochi casi in cui gli incentivi, di cui possiamo discutere tantissimo, hanno comunque prodotto un abbassamento di costi in tempi veramente straordinari rispetto a nessuno si perdona. Per cui questa è un po' la possibilità che abbiamo davanti. Alla base, ripeto, però c'è un'idea di società,
torno chiudendo all'inizio, cioè dobbiamo, io dico sempre, parlare di energia, ma non focalizzandoci solo sui kilowatt, ma capendo cosa c'è dietro. Cioè l'idea di una società a basso impatto, a basso consumo, a basse emissioni, è l'idea di un pianeta più bello da vivere. E quindi in questa ottica credo che forse possiamo convincere, possiamo parlare, possiamo trasmettere. Altrimenti il messaggio rimane arido, rimane secondo me poco costruttivo, poco stimolante, e rimane, rischia di rimanere tra gli addetti ai lavori. Invece l'energia non deve rimanere tra gli addetti ai lavori, perché tra gli addetti ai lavori l'energia non cambia. Nessuno ha detto i lavori pensava che cambiasse così nel tempo. Di solito chi ha detto i lavori va avanti per inerzia, e questo è un po' il mio pensiero. Chiuderei qua, poi ci sono domande per lasciare spazio. Grazie.